Siamo in Costiera Amalfitana, a Ravello, e precisamente al Cooking School Villa Maria. Che cos'è il Cooking School? Il Cooking School è un luogo dove specialmente gli stranieri vengono a visitare e a raccogliere direttamente negli appezzamenti di terra, di proprietà di questa meravigliosa tenuta, tutto quello che vedete, quindi le verdure, peperoni, pomodori, melanzane, e dopodiché, una volta che viene effettuata questa raccolta, viene tutto cucinato proprio dagli stessi raccoglitori, o sbaglio? No, è proprio così, questa è una caratteristica, una peculiarità che ci siamo dati come prima intenzione, nel senso che la scuola di cucina non è soltanto uno chef show, anzi non è affatto uno chef show, ma è un modo come un altro non solo di imparare, ma di rendere pratico quello che lo chef riesce ad insegnare, a partecipare con gli altri clienti di questa scuola, che poi non sono soltanto professionisti, è anche gente comune, gente che ha voglia di stare insieme, una giornata piacevole con gli amici per rendere una vacanza ancora più piacevole. E specialmente gli stranieri che comunque hanno delle abitudini alimentari abbastanza sbagliate, qui possono veramente stare a contatto con la natura e stare a contatto con questi prodotti veramente genuini, perché comunque non contengono conservanti, vengono veramente piantati in maniera naturale. Non esistono additivi, quindi anche noi prima che siamo andati a raccogliere questi pomodori, queste fragoline e tant'altro, li abbiamo mangiati proprio appena li abbiamo raccolti, quindi talmente tutto è pulito e senza concimi chimici, insomma. E questa è una cosa importante, questo ce lo spiegherà, l'importanza di questa cosa ce la spiegherà. Sono il proprietario Vincenzo Palumbo, infatti tenevo a dirle che il giardino è biologico, cioè tutto è fatto soltanto con escrementi di capre e pecore che portano dalla montagna, quindi più biologico di così non si può. Non si può. E sono soprattutto infatti stranieri che vengono, e americani in particolare, che seguono questi corsi. E ho avuto anche come cliente dei corsi di 11 chef di una catena di alberghi, di ristoranti americani, l'Olive Garden, che sono venuti qui per 10 giorni e vogliono rivenire ancora di nuovo. Ma io volevo chiederle, ma da parte vostra c'è un insegnamento, cioè nel senso c'è anche qualche cosa di didattico mentre cucinano, mentre raccolgono, quindi c'è una spiegazione del prodotto? Sì, prodotto da dove deriva, in quale nazione è venuto per la prima volta, infatti come il pomodoro si dice che viene dall'America. E quando è arrivato in Europa non era commestibile, ma era invece un oggetto da ornamento, era tipo un fiore. Poi dopo 2-3 secoli che è stato importato, è diventato il pomodoro rosso, prima di color oro proprio. Da questo viene proprio il nome pomodoro, che aveva un color oro, quindi pomo d'oro. Quindi che è rimasto, mentre poi è diventato rosso ed è commestibile allo stesso tempo. Bene, quindi una persona che vuole passare una giornata un po' all'insegna della natura, quindi con diciamo in compagnia, e poi cucinare quello che ha raccolto, viene qua e lo può fare tranquillamente. È una soluzione originale, un giorno particolare dove appunto si riscopre quello che sono i valori genuini della terra. Ma io vedo anche delle conserve, quindi voi qua fate anche dei prodotti che eventualmente vendete a coloro che sono interessati, oppure fate una distribuzione a livello locale? Come funziona? Tutto ciò che viene prodotto qui all'orto, dalle passate, dalle conserve, i pelati, le marmellate, vengono esclusivamente serviti ai clienti dell'albergo. Pensate che la produzione, anche se grande, tutto ciò serve a 3 grandi strutture. L'albergo è un fiore all'occhiello di tutti gli alberghi che sono sulla Costiera Amalfitana. Mi permetto veramente di dire questa cosa. La cucina è molto particolare. Lo staff dei ristoranti, sia del Giordano che della Villa Maria, sono ad altissimo livello. E io contribuisco anche a dare un tocco particolare, perché noi
praticamente durante il corso di cucina usiamo la dieta mediterranea e quella regionale e classica. Quindi tutto ciò che si produce nell'orto non può essere venduto, non per nostra scelta obbligatoria, ma perfettivamente perché la merce è giusta per noi. Immaginate le marmellate che facciamo, quella di arance, quella di ciliegia, quella di amarene, le pesche, le prugne, sono degli alberi dell'orto che avete già visitato e sono sufficienti soltanto per il breakfast dell'albergo. E comunque anche le passate e i pelati. E vorrei anche farvi ricordare la caratteristica dei pomodori del Piennolo, che altro non sono questi pomodori che vengono messi a peso. Questa è anche una caratteristica del nostro luogo. Questa è una cucina antica dell'11 e XII secolo, originale. La temperatura è costante, d'inverno ed estate, e tutti i prodotti, dall'aglio, il corn, i pomodori, vengono conservati all'interno, e quando non ne abbiamo più nel nostro giardino, noi usiamo tutte le verdure di stagione, usiamo o questo, o le conserve, o i pelati, o addirittura anche il pomodoro che noi adesso stiamo preparando. È molto competente, quindi deve proprio, ci fa vedere proprio tutto. Ecco, guarda che meraviglia, guarda questo qua. Questo è il tipo.